Questo dicevi pure tu. Dettaglio. Allora. Eliace. Devi premere esco, sennò non va avanti. Ok. Allora, aspettiamo subito tutto. Ma c'è l'italiano, ok. Sincronizzazione verticale. Spengi. Accendi. Spengi. Yarasing. None. No, no, spegni tutto qua. Sì, ma non ci sono i settaggi. C'hai solo la qualità. Qualità è anti-aliasing e basta. 7.20, dai. Vabbè, addirittura. Allora, connettersi al gioco. No. Nuovo gioco. Gioco privato. Mappa. Ce n'è solo una. Una esce il prossimo mese. Ciao Dark Ray. Creo lobby. Invita gli amici. 9 online, 4 lobby. Kenna. Inizia il gioco. Ti stanno inseguendo? Nasconditi nell'armadio. Stronzo. Ma guarda, hanno le tue cuffie. E niente. Achievement sbloccato. Sdraiati per riposare, anche un amico va bene. L'espiazione ha trovato un nuovo posto dannato. È una villa abbandonata di un antiquario famoso. Purtroppo gli addetti del culto locale hanno appreso di questo posto prima di noi. Corre la voce che una maledizione ha distrutto gli abitanti della villetta. Ah, io sto ancora guardando Nietzsche. Sì, e vanno anche avanti i sottotitoli o è finita così? È finita così. Questi cazzi. Prigionieri, vi è stata data la possibilità di espiare la vostra colpa con un atto retto. Che vuol dire un atto retto? Devi risolvere l'enigma della villa e fermare gli orrori che accadono lì. No, è uno di quei giochi ad esempio da oggetti. Gettare sacchi di carbone nella caldaia, aprire le valvole, inserisci i frammenti nello specchio, sacrifica i ragni, metti... Perché un ragno già sacrificato si è suicidato? Cioè sacrifica i ragni 1 su 5, già fatto, va bene. Metti il teschio nel pentagramma. Che bello, cerchiamo gli oggetti, che nino. Però cosa significa omicidio a vapore? Sollevare la maledizione. Omicidio a vapore. Spengio presto. C'è Vannina, è tra i mostri Vannina. È nel gioco, è nel gioco. E ti senti il cra cra. È corvo? No, no. Niente, tutti che cercano di saltare. Cosa c'è? Il ragno! Dove, dove? Segui. Ma l'avrà visto davvero il ragno? L'ho preso. Aveva la chiave della villa il ragno. Ma io volevo finire di vedere l'esterno. Finiamo, finiamo. C'è ancora qua. No, ok, non c'è più una fava, andiamo.
Ma perché scatta e si muove come una merda? So, pure a me succede. Guarda! Sì, sì, non l'avevi visto. C'era anche prima, è sempre stato lì. Sì, ma quanto fastidioso le obiettivi lì. No, sono spariti, che? Gli aiuto. No. Ah, no, devi premere tab. Cosa c'è? Guarda. È il cuore. Il cuore. Ci sono i cacaveri. Vieni a vedere, Ken, c'è il Belial, il basket case, era qui, l'ho visto, era qui dentro. No, no, non c'è. Era lui, Ken, fidati, era lui, era il basket case, l'ho visto. No. Sì, era lui. Tutto frutto della tua immaginazione. Ok, scusa. C'è una collana. Ho preso la collana. Mi fanno marire come corrono, perché sembra che partano per i 100 metri alle Olimpiadi. Fai vedere. La Lorca. Lista di cose da fare. Comprare 8 sacchi di carbone per la caldaia nel seminterrato. Riparare i tubi in soffitta prima che qualcuno venga ucciso dal vapore caldo. Ho preso un medaglione. Ma l'avrai preso davvero? Cioè, c'è un sacco... Che è? Un sacco dell'immondizia. Il carbone. Una chiave. Chiave della villa. Forse se la esamino mi dice se è di spade. Ma ci sarà la lore. Eh sì che c'è la lore. Ma ci si può nascondere in due? Siamo in due? No, ti butta fuori, pesante. Cos'è sto rumore? I ragni. No, sono il cuore, Ken. Il cuore. No, Ken, okay, ma scusa, sono pelato con la barbetta io? Sì. Ah, siamo tutti uguali, ok. Perché ha appena ucciso un altro nostro clone da quel portale. Ho visto. Il calice. Grifondoro. Chi è che fa sto casino? C'è qualcuno che cammina. Cos'è premi per interagire qui? Oh, guarda! Ti puoi nascondere. Ti butto fuori. Ma cosa sto vedendo? mi bughi tutto! Hai provato a saltare, Ken? Terribile il salto. Fa 4 metri in avanti. È tipo Lara Croft. Guarda come salta sulle scale. Vediamo. Guarda qui. I ragni. Ma sono già infilzati, guarda. Ah, il cuore. Chi è? È il tizio del culto! Adesso? C'era l'armadio lì, mi sono chiuso lì. Anch'io. È rimasto davanti al mio armadio, comunque, ora si sta allontanando. Trovata la chiave del seminterrato. Dai, questo sembra già più carino comunque, eh?
E su? Porca troia. Sì, sono su, ma c'è anche lui, stai attento. Entri in una stanza, meglio se chiudi la porta dietro. Boh, non stiamo trovando una fava di quello che dovremmo trovare. Hai già controllato tu qui, eh? Sì. Oddio, eccolo. Istruzioni per i membri della fratellanza. Focalizzando l'energia di uno specchio magico si può evocare l'anima di una persona deceduta. È importante rispettare le condizioni. Mettere davanti allo specchio un frammento del corpo del defunto. Fare 5 sacrifici, anche qualcosa di piccolo come ratti o ragni. Andrà bene. No, ti sei fatto sgamare e me l'hai portato dentro, bastardo! Beh, eri incoglionito però, eh. Si può anche spegnere la torcia. Sì, ma non credo cambi molto, sai? Un ragno! Un bel ragno! Un signor ragno! Ti ha visto? Non ci ha visto due! Ma che cazzo! Ok, ho visto che cos'è che esce da quei portali, che... Cosa? È una donna ragno. No! Aia! Aia! Ken! Salvami! Salvami, Kenino! Ah, mi spingono! Ah, no, sono io che cado come uno stronzo! Salvami, Kenino! Ho visto. Stai attento a non farti picchiare! Ma verrà a salvarmi, Ken? Arrivo, arrivo. Li puoi seminare velocemente, solo che me ne sono trovati tre. Due li ho seminati. Sì, è strapieno, mica ce n'è uno solo. Dove sei passato? Da sotto, c'è il seminterrato, l'ho aperto con la chiave. Però poi mi ha ucciso, era dietro di me, non l'avevo visto. Però c'è ancora lui, stai attento. Ma io se ti aspetto dentro, seminterrato. Perché sento passi. Penso per sempre, no. Marascia, cazzo, tanto hai visto che sono stupidi, corri. Oh, chiudi la porta. Ok. Alzami. Giù, giù. Alzami. Ok. Va bene. Ho visto delle porte strane sopra. Ma saranno davvero strane? Oh no, è diventato Fallout.
Oh no, c'è roba per nascondersi, quindi vengono anche qui. Un frammento? Un frammento di specchio, uno di sette. Non guardarlo. Cosa? Sul letto, se no ti bannano il canale. Perché? C'è niente. Non abbiamo cambiato la categoria, mi sa. Dashboard. Vabbè, buonanotte, non carica un cazzo Google Chrome di merda. No, da lì ci veniamo. Sì, ma porca puttana quanto è fatto male quando devi correre. Scatta tutto, sembra che il gioco stia scattando, invece no, è l'animazione che è così. Cosa c'è? Pericoloso. Ah. Ma quanto è grossa sta macchina? Non lo so. So solo che facciamo cacare, non abbiamo trovato niente a parte un frammento. Aspetta. Calma, eh. Ho sbloccato una porta. Tolto l'asse. Creato la short gate. Non lo so, provo ad andare dove è pericoloso. È spento? Cosa? Lì. Aspetta, ci devo arrivare. Vabbè, ora è acceso. E se faccio... No, cambia nulla. L'ho aggirato, ma la saetta è proprio davanti a una porta, quindi... C'è la fornace. Bisogna seguire il cavo. Ti porterà qui dove sono io. Eh sì. Però... Io con la bassa qualità non vedo bene gli segni. Allora... Logico. Qual era la logica che hai usato tu? Che quelli in mezzo sono in alto e quindi attira davanti solo quelli in alto. Ah. Che c'è? Oh! E chi doveva prendere ovviamente? No, che Nino! No, tristissimo. E niente. You are dead. Ma così. Dai, è stato figo però. È veramente meglio di quello di prima. Minchia. Riproviamo, dai. Siamo preparati adesso. In realtà no, però sì. Allora, sempre ragni. Metti il teschio nel pentagramma. 1 su 5. Aprire le valvole. Vabbè. Voglio vedere il ragno con la chiave, dov'è? Arriva da lì giù, vai. Vedo la chiave, ma non vedo il ragno. Eccolo! come hai fatto a prenderlo? Ci fermo adesso. Che carino! Che roba drogata! Let's go! Queste le possiamo togliere, mi sa. No. Ci servirà qualcosa, insomma. Eh no, le ho tolte con le mani nude, una che stava sopra.
Ma il ciondolo a che serve? A ciondolare. Andiamo a vedere se mi è interrato. Ok, già l'ho ritrovata. Ciondolo. Sono già giù. Niente. Ah, ok, soltanto le porti con un, porte con un asse sola le puoi togliere. Sì, ma è strapieno di gente già dall'inizio. Come abbiamo fatto a non beccarli subito? Boh, io ancora non li ho visti. Sono nel sotterraneo, dove di prima. Ho visto. No. La ragna. Ma come? Ma quanto veloce? Vieni, 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 vieni. Sono vicino. No, no, dall'altra parte. E di là c'è lui. E vai, 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 tranquillo. Vieni nel seminterrato, scendi le scale e tira su Cidoni. Ma scenderà Kennino. Arrivo, arrivo. Lo vedo, lo vedo. Chiudiamo pure. Voilà. Ok. Achievement sbloccato, un vero amico. Oh, io non mi ricordo. Ok. No, è uguale a prima. Andiamo. No. Prova. No, faccio io. Vado io a vedere. Sì. Fatto. Era al contrario. Quelle con la X spente, quelle senza X accesa. Una valvola. È impossibile girare la valvola. Aspetta, quindi ogni sacca di carbone? No. Ho messo del carbone. Bisogno di un sacco di carbone. Non ci dice quanti, però. Io uno l'ho messo. Uno era nella stanza, sono due. Vedo che non c'è rigiocabilità, però è... non è randomico. E allora finisci una volta e poi va. Questa è la shortcut che ho aperto prima. Porta all'inizio, no? Sì. Altro carbone, preso io. Oh, vado a metterlo intanto, dai. Vabbè. Mi sa che tutti i regali, le robe, perché avrà fatto l'aggiornamento di Natale e ancora non l'ha tolto, sai? Quassi di neve, queste stronzate.
tic toc, tic toc. Niente, fanno un jumpscare. La cassaforte, poi non c'è un cazzo. Ho trovato un calice, sono aumentate le monete. Quindi anche il ciondolo aumenta le monete. Che cazzo servono le monete? Ah, boh. Ma scopriremo che cosa servono le monete. Rodaggi interni ne avete? Ovviamente no. E calici danno 10 monete, ciondoli 5. Come? Non è... Dai. Non è possibile? La porta chiusa, mi ha visto. Pazzo impazzito. Chiave della biblioteca. Basta, dai. Dai. Puttana. Non lo fa. Forse con le monete ti ripagano i soldi spesi per questo gioco. Una criptovaluta. Dai, ho capito, ma non ti levi mai da lì, Cristo. Madonna, questo mi ha inseguito tanto stavolta. Io trovo solo cazzo di chiavi, chiave della soffitta e vabbè. What? Chiave per lo stoccaggio. È fatta, Ken, abbiamo la chiave per lo stoccaggio. Yeah. Io non ho capito che giro sto facendo. Io non ho capito dove minchia sono tutti i mille mila oggetti che dovremmo trovare. Ecco, sì. Un altro ciondolo. Cos'è? Oh no, è uscita? È uscita? Non so, ho sentito brutti versi, sono scappato via.
Bloccata dall'altra parte. Bloccata dall'altra parte. Premi E per interagire. Ma quello è fisso lì. Posso passargli dietro piano piano? Col cazzo! Vediamo se nasconde qualcosa il bastardo. No. Sorveglia un punto dove non c'è niente, che coglione. Boh, io sopra non ho trovato nulla, che nino. Io sto girando un po' in giro, ma... Dai. Dai, nel senso, dai, muoviti. Oh cazzo. No, sono caduto giù. C'è che nino, l'ho visto. Ciao, che nino. Paura. Sono caduto giù. Sono entrato dalla finestra. E volevo aprire quella shortcut. Library, library. Dove, dove? No, no. No, che nino. Niente. Bravo, portalo lontano, che io vado ad aprirla. Ok, l'ho aperta. Entra, entra. La richiudo, però è aperta. Sta tornando indietro. Tranquillo, sono entrato ormai. Un enigma con gli specchi. Probabilmente devono arrivare qui. No, dai. Ce l'ha con me. Ho aperto una shortcut. Riesci a vedere dove sono adesso? Sì, ma è uguale. No, è lo stesso punto. Che lascia stare. Che entri sulla porta a sinistra o su quella con scritto library, uguale. Sempre lì di porta. Esatto. Dai. Però non vedo ancora la ragnetta. Dai. Ce l'ha con te? No. Ho sbloccato un'altra shortcut di sopra. Ok, meglio non usarla questa shortcut. Fatto l'enigma della luce. Elizabeth adorava guardare in questo antico specchio decorato di teschi. Ho comprato lo specchio in Africa da uno sciamano locale. Non ho mai creduto che una maledizione potesse essere nascosta in un oggetto, ed Elizabeth non credeva nelle maledizioni fino a quel giorno. Ma ci crederà davvero alle maledizioni adesso? Lui o non è blu qui? Calma, eh. Basket case, l'ho visto anch'io. Soda! Basket case? Jintai Kaibo Hyohon ga hoshii! Oh, ragazzi. Eccolo, basket case! Ah, ma questo enigma con la faccia l'hai già fatto? Enigma no, con la faccia? Non dai. No, non dai.
Allora, ho fatto un enigma con delle luci, si è aperto un coso e dentro c'era uno dei frammenti, siamo a due adesso. Quindi quello col muso non l'hai fatto. Ce n'è uno col muso. Ok, ho aperto una shortcut che porta fuori, ho visto che c'è del carbone qui. Dai. Ma dove cazzo? Ok, hanno trovato il covo dei Los Illuminados. Sì, quella è palesemente una plagas. Oddio, mi sa che è uscito il ragno. Io sono fuori casa, dubito verrà qui. Ma sono anche nel cortile, stimati adesso. Sì. E aprono le porte da incazzati, che Nino. Quindi c'è altro nel cortile. Ho trovato uno specchio. GG. Siamo a tre. Non triggerare tutti i dai della casa. No, ci deve essere qualcosa lì. Dove va lui? No, Cosa c'è? Bitcudo ha scritto in chat: mi sono cagato sotto per la prima volta in chat. Tornò, si è cagato sotto. E manti. E manticora. La Madonna, quanto cazzo di... Un cazzo di labirinto di siepi qua fuori. Sì, vabbè, ma ti vedo dopo un quarto d'ora. Dai. Ma sai il piano di sopra con quello che guarda dalla veranda? Sì, perché lì c'è un enigma e c'è lo specchio, poi. No, è uscito! Il ragno? E non ho nascondigli qua fuori. Oh sì, ne ho. Sparita? Lo so, io sono nascosto. Oh, andata via la musica. Sono dei dai anche qui. La basket case? Sai che c'è la basket case? Che carino. Sono abbastanza sicuro che io dovrei trovare qualcosa in sto labirinto, ma non so cosa e non so se lo troverò. Che è sto gioco? È Occult, famoso gioco che hanno giocato tanti streamer famosi. Come fai a non conoscerlo? Mai, mai. Che Nino, digli qualcosa. Vabbè. No. Sì, lo conosco.
compra e se lo gioca. Compralo, vai sul sicuro. Ah, ma era sempre questo stronzo, l'ho capito adesso. È incazzato? Non trovo niente qui. Ma riusciremo a sacrificare quei cazzo di 5 ragni? E dai, in tutti i sensi. T'ha visto? No. Merda, ma non l'aveva visto me. Mi sta spammando di dai. Siccome sono abbastanza sicuro che sto gioco sia... No, non si può. Volevo vederlo con le texture alte, perché mi sa che è leggerissimo in realtà sto gioco. Dai. Ah, dai. Tu hai trovato... Allora, la nota dice mettere davanti allo specchio un frammento del corpo del defunto. Trovato. C'è un altro frammento nel labirinto. Siamo a tre. Se vieni dove sto io, poi c'è... Ah, ma te ne servono 7. Siamo a 4 con il tuo. No, no, io ho trovato lo specchio proprio. Eri appena tornato. Sei ancora lì? Sì. Ok, prova a venire da te. Provassi le scale. Provate. C'è la soffitta qua, forse? No. Eccati. Entra. Che non so che giro sto facendo. Ah, ma siamo stati qua prima. No, è di là. L'altra stanza di là. Però sta passando. Va bene. Vai via, che... Ma... Cosa? Che t'ha preso? Lei! Così veloce è stata? Porca troia! E niente? Ma anche il tizio! Anche il tizio del... Sì, se l'ha cacciato a terra. Dobbiamo trovare dei nascondigli subito con lei, è l'unica. Quindi non è Basket Case che fa così, è lei. Baka! Baka! Frodo. Sì, ma ho fatto ricollegati, ma dove mi ha portato? Che cazzo di partita è questa? Via, via. Allora, nuovo gioco. Privato. Vita. Ah no, ci sono due mappe. No, c'è scritto febbraio 2022 nell'altro. No. È difficilotto questo qua, bisogna essere di più, mi sa. In due la vedo dura. Guarda che Nino è un Giasone. Ah no, è Giasone. Hai visto che c'è un Giasone? Uno. Presto il ragno con la chiave, Ken, presto. Presto, Ken, presto. Il ragno, lo vedo. Guarda, le cammina. Sta scappando. Ma io l'aspetto qua direttamente. Guarda Big, adesso arriva il ragno. Guarda. Ah, l'ho presa prima. L'hai presa? Niente.
Sì, ora devo ritrovare tutte le chiavi di nuovo. Che due palle. Ah, il basket case. Ma è scriptato sempre negli stessi cassetti, allora. Se glielo ri... Chiudi e lo riapri. Allora, specchio è qui. Subito. Ho trovato i ragni. Quelli infilzati? No, no, no. Sacrificali, Kenneno. No, dai, no. Non morire, Kenneno. Ma come... Ah! Mi hanno tagliato, che? Mi hanno tagliato! Niente. Anch'io. Niente. Questa è la musica triste. La musica triste. No, no, skippa. Via. La stanza è pericolosa. Prova un attimo a seguirmi. Stai attento a non perdere le chiavi. Oh. Allora. Il ragno, presto. Guardalo che zampetta in lontananza. Ok, dai, qua bisogna invadere Shizukina nelle sue live e giocare con lei, Kenneno. Almeno siamo in tre. Ah no, è scappato! No. Niente, mi fidavo di te, mi fidavo, ce l'avevi fatta. È stato velocissimo. Preso. Allora, se andiamo su... Aspetta. No! Se andiamo subito su... Togliamo questo, apriamo, entriamo e chiudiamo. Ah, minchia, specchio era nella stanza più... Guardali che ragni, ragni. Ma allora è come Pacify, mo scappano per la casa, dobbiamo prenderli, tipo? No, rimangono qua. Ah, ok. Ma sei riuscito a prenderne qualcuno? Uno. Ma bisogna cliccarli, non riesco a farlo? Non è... Due. Ah, non puoi portarne uno di più, uno per volta. Ah no, non è vero. Io ne ho due. Due pure io, ne manca uno. No, perché sacrificherai uno su cinque. Ah beh, dici che è quello lì là, ok. E questo, eccolo. Servono le lance. Ma non ce l'hanno detto, però. Forse con i frammenti dello specchio. Ma no, è un'altra roba quella. Solo che adesso bisogna fare attenzione. Chissà dov'è il teschio poi. Se mi butto da qui? Aia. L'UPG si è fatto male. Mi sa che c'è il danno da caduta in qualche modo, anche se non so dove cazzo lo vede il danno. Tanto we one shotano loro. Cosa? Basket case quando ho chiuso. Ho i soldi. E quindi... Ok, una chiave. Chiave della villa, non l'ho mai usata la chiave della villa. Vabbè, il tipo che muore. Shortcutina. Apriamo quel qua. Quindi uno specchio è di sotto. Uno specchio nel labirinto. Il terzo dove l'avevo trovato? Ah, dove dell'enigma con gli specchi che fanno luce. Che sta nella libreria. Quindi dobbiamo trovare la chiave della libreria. E siamo a tre. Ce ne sono altri quattro che non sappiamo dove sono. Qua c'è una shortcut, guarda. Andrà direttamente dall'altra parte dell'edificio.
E l'animazione sicuramente era brutta, però. Bloccato dall'altra parte. Qui c'è il tipo sulla veranda. E questa porta qua grossa sulla destra è la libreria. Però è shortcut. Dobbiamo aprirla da dietro. Poi torniamo di là. Qua ce n'è sempre uno. No, Ken, dai, no. No, no, dai, no. Ah, ce l'aveva con me? Eh, stronzo. Dai. Oh, è inutile guardare tutti i cassetti. Se c'è un oggetto si lampeggia comunque. Da che gli passi vicino. Dubito ci siano oggetti nascosti. A meno che non vuoi triggerare il basket case. In quel caso hai tutte le ragioni per farlo. Chiave della soffitta che non ho mai trovato. Ho trovato un'altra chiave. Ah, è drago. È nemacipo. Biblioteca, biblioteca. La library. Mm-hmm. Vada ad aprire presto. Ah minchia, sei tu, che paura. Ah, ah no, c'è l'omino. No, no. Ok. Puttana, che jumpscare. Cocci da io. Ok, sono di nuovo in casa. Uccida io. Achievement sbloccato, ladro. Va bene. Uccida io. Non capisco se la veranda si sposta o no. No, 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 è perennemente lì. Non gli puoi neanche passare dietro perché si triggera. Ah. Pure se vai strisciando con la luce spenta, si triggera sempre. Quindi dove... aspetta, non mi ricordo dove si entrava per la libreria. Manco io. E giù. Oh no. No, 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 no. Ah. Me l'ho preso, l'ho ammazzato. No, ammazzate no, che nino. Puttana, quanto seguono. No, che nino, non ce la faccio. C'è un cazzo d'armadio di merda. Non trovo una sega. Porca troia, tutta la casa con lui dietro. Sto facendo niente. Oh, se non trovi un armadio è la fine, eh. Non ti mollano. Ah. Dai. Sono visto tutta la tua serie su Uncharted dell'Abisso d'Oro, minchia. È stato veramente figo quel gioco lì. Dovrei rifarla un'altra live con la PS Vita da un bel po'.
hai bisogno di chiave della villa. Niente, non ce l'ho fatta. Oh, io spammo, non ce la faccio. Si capisce mai come si apre sto basket case. Chiudilo. No. Adesso sì. Rompo, se mi allontano. Eccolo. Ah, vedi, parte soltanto se uno è via. Fa jumpscare solo una persona. Che tristezza. Calma, eh. Allora, chiave. Cosa ti manca a giocare su PS Vita? Su PS Vita dovrei giocare Resistance, ragazzi, Burning Skies. Allora, chiave della villa. Che mi sa che è l'unica esclusiva di spessore che ci manca su PS Vita. Vabbè che ne ha tre. C'ha Uncharted, Killzone e Resistance, basta. Oh no? Fagliela vedere a quel pelato. Dun 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 dun. Ma è già uscita? No. Ah, era qua la library. Ma non ha nemmeno detto dai. E vabbè, ho capito, ma stavo aprendo la porta. Che burno. Sento che torna indietro. Cosa sta dicendo, Manti? È impazzito, che Nino fai qualcosa. Ma fermo. Andiamo. Ok. È l'ingresso. Dovevo ricontrollare. Magari mi era sfuggito qualcosa. Qua c'è una shortcut per arrivare nella soffitta senza aver usato la chiave. Si può anche fare, perché tanto c'è un'altra uscita che possiamo aprire da dietro. Ok, qui c'è il frammento. Coso elettrico. Quella. Ok. Ma non è che sta valvola bisogna stare a fianco tutti e due. È impossibile girare la valvola. Ok.
Neanche dopo tre non ha fatto niente. Boh, sa quanti ne vuole. Allora, ha detto 8 nella nota Saki, però mi sa, eh? Sa di sì. Aspetta, vado a rileggerla. Allora, questa non possiamo aprirla. Dobbiamo uscire dall'altra. Come cazzo è fatta la mappa? Lì è tutto nero. Ok. E salire. E fin. Dai. Irasshai. Affanculo. Ma no. Ok. C'è Cele. Cosa fa Cele a quest'ora? Vai a dormire, Cele. E sveglia ancora alle 5. Alle 5 anche quando non la tengo sveglia io, niente. Rovino gli orari alle persone, sono un mostro. Dove ho trovato la chiave della libreria? La stanza mi pare sia sopra. Vannina culona para pa pa para. Basket case, il basket case. Niente, non è apparso. Sono triste. Ma hai lasciato aperto la porta dello specchio. Sei matto? E se i ragni andavano fuori? Ah, non si chiude in automatico? No. Questo cos'è? Oh cazzo. No, adesso ho trovato la chiave della soffitta. Cioè, ho trovato la porta della soffitta e non ho la chiave, niente. Ah, ma c'è anche una scorciatoia di qua. Va bene, ce l'è. Ma ci sarà la scorciatoia? Ma cazzo? Che casino la mappa di sto posto. Non si può salire. Vaffanculo! Mi sono buttato giù dal balcone. Qua? Ho trovato una valvola, Ken. Ho trovato un altro pezzo di specchio nella bocca del... Ah, ho capito, Ken, vanno attivate in ordine. Ora non mi ricordo che segno aveva quella valvola lì sopra, però questa è la 2. Ah. Ma il pezzo dello specchio l'avevi trovato nella bocca del leone? No, c'era un pezzo dello specchio lì? Sì. Ah. E non c'è la chiave qui dentro. Ok, se chiudi le porte dietro di te riesci a distanziarli un po'.
Allora è random. Cosa, cosa? Se c'è il pezzo dello specchio lì. No, forse non l'avevo visto io, eh. Questi specchi sono sempre stati ai stessi posti fino adesso. No, perché la bocca del leone l'avevo già guardato. Duoia. Ma no, è sbrannina, è sbrannina. Pazza sbrannina, ride. Ride fugace. Cristo! No, è finita! Va a venire mal di testa per come si muove sto gioco. Ah, stronzo, torna su. Dai. Ho messo un pezzo dello specchio. Porca puttana. E hanno preso Kennino. Sì, ma appena ho messo il pezzo dello specchio mi ho picchiato. Ma l'avrai davvero messo? O no? Ora vuole me lo stesso che ha buttato giù te. Vieni tu verso di me, Kennino, che è un bordello lì. E morì nei posti peggiori. Non posso uscire. E niente. No! Non posso neanche uscire da qui. Come respira, Ken. Calma, calma, che va tutto bene, adesso arrivo, su. No, no, no. Adesso arrivo, dai. Dove sei? Nella stanza dello specchio? Che drogato. Ma te l'ha chiusa lui la porta? Come ha fatto a chiudersi? Sì. No, dai! Scappa, scappa. Mi butto dal balcone, vaffanculo! Dato via. Ok, non mi sono buttato. No, 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 no. Trolla. Doi. Pezzo di merda che... I ragnetti. I ragnetti. Prendiamoli, prendiamoli. Comunque mi ha preso appena ho messo le frammette dello specchio, ma non c'era. Ne ho appena messo uno. Boh, ne ho presi tutti io, Kennino, tranquillo. Okay. C'ho quattro ragni giganteschi in tasca. Saranno velenosissimi sti ragni. Ma il mio tempismo... Oh. M'ha fatto a non vedermi. Vedi che lì c'è un enigma? Sì, sì, ho visto, ma non ho idea di come funziona. Chiave del seminterrato non ci serve più. Io chiave della villa, ma... No, non ho mai capito che apre quella, l'ho sempre presa, ma... Ah, qua dovrebbe esserci... Guarda! Cosa? Voilà. Ne hai nell'inventario tu? Li hai già messi tutti? Io il mio sì.
Ok, quindi ne abbiamo 2 inseriti, 3 ne abbiamo. Poi c'è da fare un salto dall'altra parte. Oh, matti, calma. Ico, dai, giovo. Cosa? Ah, ha fatto un jumpscare. Sì, l'ha fatto pure a me adesso. Va bene. Notte cene. Notte cene. Ah, ridaglia che trovo la soffitta proprio quando non ho la chiave. Parte 2. Oh cazzo. Eh? È lì, era lì. Non t'ha visto, meno male. Chiave della biblioteca, ok. Metto la catena. Guarda che è lui. È il teschio. Il teschio. Il cranio. E la nota, la nota. Che dice, che dice? Sono stanco di vivere così, guardate cosa è diventata mia figlia. Tutti i servi sono o sono fuggiti o sono morti. Ho rotto quel maledetto specchio e ho sparso i frammenti nella tenuta. Spero che non faccia male più a nessuno. E mi resta l'ultima cosa da fare. No, guarda chi è sua figlia, guarda sul letto. Sopra il letto. È Saci. 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 La catena a muoversi. Sì. Usciamo dalla finestra. Via! Ti ha preso? No. C'è solo una cassa, che nino, mi dispiace. C'è ancora la musica? No. E allora è andata via, dai. Boh, andiamo a mettere tutta sta roba. C'è un frammento. Qua è la valvola 2, che nino. Vedi, qua c'è un buco sul muro. Se la percorri c'è la valvola. Sento. Non c'è. No, dai. Metti il teschio nel pentagramma. Non lo fa. Non è questo? Forse va fatto alla fine. Come? Buttati! Sì, ma non vale, ha attaccato 2 volte consecutive, sta matta. No, no, che nino, no, tranquillo, se ci buttiamo va via direttamente. È scappato dall'altra parte, è andato nel camper. Ok. Ho la chiave della biblioteca, ti ricordi dov'è la porta della libreria, così la memorizziamo? Assolutamente no. È la fine. Dovrebbe essere nel lato destro, mi pare. Appena saliti, dove sta andando lui? Lo aspettiamo. Mi pare almeno, eh. Ok, la ragna fuori casa non ci va, quindi. Cosa? Quell'ascia l'ha messa Vannina? No, è di Saci. Io voglio le sorprese, perfetto. Ora si deve fare un regalo a Vannina. Non fate regali a Vannina, bastardi. Fatto bene, Vannina, ho fatto bene. Ma tornerà indietro sto stronzo? Sì. No! No! No, è buggato, è scemo. Ok, è tornato indietro. Ok, è andato via, andiamo. Ma sarà sulla destra? Quello è sempre lì, vero? Ken, come vai? Che matto!
No, che ho sbagliato, non era di qua. Ho fallito, hai fallito. È di qua? Peccato che non abbiano mai messo un audio a quel fabbro di merda di Metin in 2. La tua chiave? Chiave? Per lo stoccaggio. Cazzo, l'ho trovata solo una volta, ma ti ha ricordato stava. Cazzo, è uno stoccaggio. quello di Metal Gear. Sono di fronte alla struttura di stoccaggio. Dai, dove, dove stoccano qualcosa, ma non sappiamo cosa. Un altro frammento, che nino. Completamente a caso sto frammento. No. Dai. Un altro frammento, ma sono tutti messi a cazzo. Ma... siamo a 5. Manca quello del labirinto. 6, ne manca solo uno. Forse l'ultimo lo dà la caldaia. Ad altro carbone. Ne ho 3 io di sac. Ah no, che cazzo dico? L'ultimo è nella biblioteca. Ne abbiamo tutti, quindi. Sto prendendo altre scorciatoie. No, ho fallito. Hai fallito. Aia. Guarda quello stronzo. Mi è uscito anche il ragno. Allora, il labirinto. Non mi ricordo come cazzo si sono. Ma che cazzo! Dicevi no, dicevi no, non esce dalla casa. Ah, ma sono vivo. Sì. Mi sono andato nella cassa in tempo. E io sentivo cracra. Non ha fatto audio, si sono dimenticati l'audio, è arrivata sparata senza suoni. No, io sentivo la musica, ma pensavo fosse dentro. No, non è un bene se continui a sentire la musica. A me no, non era proprio sparita, quindi ho detto vabbè. Il carbone. Questa è la valvola 1. E allora perché non la gira? Adesso? No, forse dobbiamo davvero fare prima la caldaia. Non so scritto 1. E quello è l'1. No, aspetta, ma è cancellato? Io ce l'ho TL. Cos'è che leggi? C'è una T e una L. Ah no, no, niente. Cosa cazzo avrà visto? Sì, è 1. È 1, eh. Allora, c'ho la chiave della... del seminterrato, vado ad aprire anche l'altra. Voilà. Però qua mi ricorderà pieno di merda. Cazzo, appena visto. Ma è un portale. Oh, è un portale. Il ragno, il ragno, il ragno. No, a me non fa rumore. È sotto, è sotto, è sotto da me.
fatto rumore. Che hanno trovato una roba fighissima. Però è difficile, cazzo. Ma è bellissimo sto gioco, ragazzi. Mamma mia. Guarda qua che segreto. Eh sì, ma non... non arrivo da nessuna parte, però. Sicuramente serve a qualcosa questo. Ma not today. Cadono crocifissi. Ho fatto un altro sacco nel carbone. Ah, ma c'era l'entrata di qua. Era appena tornata. Adesso so come arrivare alla soffitta velocemente, almeno quello è sempre lì. Qui c'era il teschio. Ce l'hai fatta, che Nino? Sì. Ok. Non ho ancora trovato la libreria in tutto questo! No, sono morto. E invece no, ho mentito, Ken, scusa. No, non morire. Chiave della soffitta ho trovata. Basta, sti jumpscare della minchia. No! No! Porca puzzola puttana. Che fatica. Girato la prima. Sì. Di valvola? Quale? Della caldaia? Quella. Ho Eh sì, vedi, vedi, ha spuntato la caldaia. messo l'ultimo sacco. Sì, ma noi non abbiamo idea di dove sono le altre tre, eh. Ma porca di quella... di quella, dai! Non mi vuole far andare in soffitta, che forse in soffitta c'è qualche valvola, visto che i frammenti li abbiamo localizzati tutti. Trovata la libreria. Ok, apro tutte le shortcut della libreria. Ho girato la seconda. Bravo, bravo. Io faccio la roba degli specchi luminosi. Se la ragna entra qua, mi incula. Eh sì. Sai
Assassina, è tardi, non urlare, stronza, eh? Dai. L'altra shortcut. Mamma culo. Davanti me. Ti ha preso? Davanti all'armadio. Ok. Quindi non viene da me. Andata via. Ok. Ok, preso il frammento nella biblioteca. Ok. Ora 6, manca solo quello del labirinto. Provo a farla adesso, mi pare sia di qua. Quindi la chiave dello stoccaggio non serve a una sega. Ci mancano comunque 3 valvole, Gennino. Ah, giusto. E dobbiamo ancora capire come si sacrificano i ragni. Allora era di qua. No, ok, ho mandato tutta puttana. No. È finita. C'è caduto? Sì. Ma ora come cazzo ti spiego come si arriva qui? Provaci. Devi arrivare alla biblioteca. Nella biblioteca c'è l'uscita. Spiegami dov'è la biblioteca. Come fatto? Allora, ti ricordi la porta per andare nel seminterrato, quella che si apre con la chiave? Praticamente di fronte e sulla sinistra, mi pare. No, ti aspetto. Scappa che? Comunque dovrebbe essere sicuramente nel lato destro della villa. Ma un casino perché questa sbuca subito. Shinjayo. Chennino quello. Sento c'è uno stronzo. GG. Ci riprovo. Ok, vedi dove va quello stronzo lì? È di là. Di qua. No! Me lo porto, me lo porto. Ok, tanto sei tu il ragno. Allora il ragno era vicino a me e pure il tizio. Il tizio sta tornando. Il ragno è andato via. Sto cercando di ricordare la strada per il frammento.
No, questo è l'inizio, sì. Allora era di qua, poi sono andato sicuramente qui. Ma si riesco a portarmi tizio di nuovo. Non è vero. Sono andato a destra. Dai. L'ha visto? Ah no, era un jumpscare, vaffanculo. Ok, poi era di qua. C'era anche questo jumpscare, sì. Di qua. Lì c'è la cassa e qui c'era l'altro tipo. Eccolo qua. Brom. Brom. Nonna ragna. Ci sto tornando. Proprio qua doveva venire, ma... Che pattuglia di merda. Vai a destra, stronzo, bravo. No! Niente. Ha corso più di me. Preso. Ok. No, no, non puoi avermi visto, bugiardo di merda. Oh, no, no, che ragno. È finita, che... Ti giuro che non so come faccio ad essere ancora vivo. Non lo so. Se tu mi chiedessi di descrivermi come cazzo faccio a essere ancora vivo, non riuscirei a farlo, che nino. Va bene? Sia chiaro. Cazzo. E niente, è andato a destra. No, enormi ciappetti, un cazzo. Tutta bravura e tempismo perfetto. Senti, questo non torna indietro. Allora provo di nuovo a uscire da qui. Porca troia, come mai inculato. Trollano. Non è culo, basta. Ken, digli qualcosa. Cate. Dimoci. Arrivo. L'ho fatta. È stato un trauma, porca puttana. Basta sto cazzo di... Andiamo via. Lì era il frammento, però l'ho preso. Non t'azzardare, eh. Ragna? Ragnataragna! Sono vivo.
Ma non chiedermi come o perché. Ah, che Nino, ci sei anche tu. Andiamo a mettere i frammenti, che Nino. Dovremmo riuscire a sollevare la maledizione. Qua, di qua, di qua. Dov'è il figlio di puttana? Al massimo ci buttiamo, dai. Non c'è, non c'è, vieni, vieni. Vedi, chiudi. Eccoli, eccoli. Ok. L'abbiamo fatta. Salvatore. Ah, quindi sono due finali. Azz. E lei? Si tocca le tette, guarda. Ma quindi questa è la figlia. Vabbè, l'hanno anche vestita. Guarda, è animata abbastanza bene, dai. Minchia. Che carini. No, l'ha fregata. No, 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 perché devi sempre pensare male? Sei riuscito a trovare la fonte della maledizione e hai salvato l'anima. Hai salvato un'anima innocente. La sfortunata ragazza, trasformata in un gigantesco aracnide, incontrò lo spirito del padre e riacquistò la sua forma umana. Espiazione. Era impegnata nella riabilitazione della ragazza per studiare l'influenza delle forze ultraterrene sul suo corpo. Dopo che Elizabeth sarà curata nella clinica, la sua memoria verrà cancellata e lei sarà restituita alla società in modo che l'espiazione possa continuare a monitorare i possibili effetti della maledizione. Espiazione è il culto, quindi. Mm-hmm. Con la rimozione del sigillo del male, la connessione della villetta con le forze oscure fu interrotta per sempre e i membri del culto fuggirono. Prigionieri, missione compiuta qui. L'espiazione sta adempiendo ai suoi obblighi posticipando la pena di morte che vi è stata assegnata per altri 5 anni. Carino, dai. Sì. C'è anche l'altro finale. Però direi che per stasera siamo stati anche troppo GG. No, questo mi è piaciuto. Questo mi è davvero piaciuto. Sì. Questo era figo. Questo era anche più figo di quella merda lì dei preti. Quello tutto stealth con i preti. Come che si chiama? Che erano di quelli che hanno fatto. Manco quello, mi ricordo come si chiama. Devour. Devour. The Watchers. Mamma mia, che due coglioni che erano The Watchers. No, questo dai, ci stava. Beh, alla fine è durato 99 minuti. Sì, dai, 100 minuti. Mhm. Sì, vabbè, comunque a metà poi deve uscire un'altra mappa il prossimo mese, cioè... Sì. Ed early access, quindi comunque non miglioreranno anche questa mappa qui che abbiamo fatto. Speriamo.